Sono di nuovo qui nel salotto buono, liftato del professor Siniscalco, il guru della medicina estetica a Roma. E ancora voglio sapere, perché ormai sono entrata nel trip della conoscenza. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Io Perché sono venuta sempre per il famoso caffè che noi abbiamo preso, eh? fa venire le macchie ai denti. Sì, però ha detto che lei poi me le toglie, quindi non c'è problema, io l'aspetto. E intanto vorrei farle qualche domandina. Posso accavallare qua? Non so come muovermi dentro, è tutto bello, è tutto perfetto. Faccia. Faccia come la faccia? Non Liftata. riesco, ma. Comunque, parliamo oggi di, Naturalmente. naturalmente, di cellule staminali. Che mi sa dire di questo argomento? Oddio, come me lo chiede, mi sembra che stiamo a scuola. Allora, cellule staminali. È un argomento Allora, enorme. è un argomento non solo grande, ma estremamente innovativo, nel senso che oggi la tecnologia ci permette di poter andare ad utilizzare le cellule staminali estratte quindi dal tessuto del paziente e poterle riutilizzare con scopi diversi. Che meraviglia! E quindi nella medicina estetica? Nella medicina estetica fondamentalmente si utilizzano le cellule staminali dei fibroblasti. E che blasti, cos'è? Allora, i Fibroblasti, fibroblasti sono fibroblasti. delle cellule che in natura producono elastina e collagene, quindi sono quelle cellule che quando funzionano perfettamente, perché magari giovani, producono tanta elastina e tanto collagene, quindi il tessuto cutaneo sarà elastico, compatto e molto tonico. Quindi lo scopo di andare a prelevare 3-4 mm di pelle è quello poi di andare ad estrarre le cellule staminali dei fibroblasti, moltiplicarle, per poi andarle a reiniettare per andare a rendere più giovane, più elastico e più tonico il tessuto cutaneo della Ma quindi paziente. si crea una vera banca, nel senso un deposito delle proprie Esistono, cellule. Questo è meraviglioso anche per altre malattie, insomma. in campo estetico delle aziende a cui viene inviato il prelievo, in questo caso di 3-4 mm di pelle, che si occuperanno logicamente dell'estrazione delle cellule staminali dei fibroblasti, della loro moltiplicazione, della creazione di fiale iniettabili di cellule staminali autologue, cioè del Modo di paziente vedere. stesso, e si occuperanno logicamente della crioconservazione, cioè della conservazione nel corso degli anni delle stesse cellule stampiali che potranno essere riutilizzate. Quindi uno ogni tanto si ripompa di cellule staminali che diventa una sorta di Highlander. Allora, detto così, sembra fantascienza, però in realtà è possibile, nel senso che le cellule staminali prelevate logicamente avranno l'età del paziente, l'età biologica del paziente del momento in cui vengono prelevate e potranno essere in futuro reiniettate anche a distanza di anni, 3, 4, 5, 10, 15 anni, andando quindi a reiniettare cellule giovani che mantengono, grazie alla crioconservazione, parliamo di meno 198 gradi centigradi, mantengono l'età della data del prelievo. Ma siamo in fase sperimentale oppure questo è già attivo? Già si fa E lei lo fa? da qualche anno, sì, già si fa con degli eccellenti risultati. Senti, scusi, ho dato del No, tu. diamoci del tu che è Chiamiamo due meglio. volte che parlo con lei, quindi mi sento subito. No, dico però il cervello nel frattempo, perché uno magari è tutto bello, carino, pompato, perfetto, però il cervello un po' si rimbambisce, no? Si aiuta pure il cervello. Secondo me, dal punto di vista psicologico, quando uno si guarda allo specchio e si vede più tonico, più giovani, più bello, eccetera, eccetera, secondo me anche il cervello ne trae giovamento. Mi ha quasi convinto. Vero? C'ho un pezzo di pelle che mi avanza qua dietro, dottore. Mi arriva sto caffè, anche Allora, il oggi. caffè non lo so se arriva, però se indipendentemente se il pezzettino di pelle avanza o non avanza, tanto si tratta di 3-4 mm. Quindi ci posso pure rinunciare a 3-4 mm oggi, 3-4 Per domani. l'eterna giovinezza o quasi un'eterna giovinezza, sì. E i Secondo me difetti sì. di questa
pratica? Ma io al momento non ne ho trovati, anche perché è di rapida esecuzione, di facile esecuzione, garantisce un risultato estremamente naturale, perché quello che viene iniettato sono le proprie cellule staminali, quindi io al momento grossi difetti non ne ho trovati. L'ultima cosa, proprio l'ultimissima, quanto mi costa? Il costo, allora, il costo è individuale. Le posso dire che costa comunque meno di un lifting chirurgico e quindi secondo me dal punto di vista anche economico, non solo quindi in termini di risultati, ogni paziente dovrebbe porsi oggi la domanda se è conveniente fare un lifting chirurgico dove in maniera obiettiva si tratta di una pelle che vecchia è, vecchia resta, ma è solo tirata, oppure mantenersi sempre una pelle giovane anche nel corso degli anni. Ma se io rubo un pezzetto di pelle, 3 mm, magari una soffiata di naso della Bellucci, non è che poi divento... No, non si può fare, perché come gli ho detto prima, le cellule sono autologhe, cioè devono essere autologhe. Le sue. È che non avevo capito autologhe. Grazie ancora per oggi, grazie a lei. Professor Siniscalco, io sempre aspetto sto caffè. Aspettiamo.